Ancora una sconfitta all'interno del Pala Nicosia per la squadra dell'Akragas Volley. Nella gara 1 della semifinale playoff, valevole per la promozione in Serie B1 contro il Volalto Caserta, le agrigentine hanno ceduto le armi. Una partita iniziata in uno stato di parità, ma poi sono le avversarie che passano subito in vantaggio approfittando di qualche errore di concentrazione delle padrone di casa. 25-18 è il risultato del primo set in favore delle ospiti. Prende una diversa piega il secondo set. Le ragazze di Tani Frenzi Russo recuperano forza psicologica, mostrando quello che sono capaci di fare, assicurandosi il set per 25-20. Ancora una situazione che si ribalta nel terzo tempo. Un altro calo di concentrazione delle agrigentine consente agli avversari di chiudere il set con 25-16. Un muro agrigentino imbattibile, quello del quarto match. Azioni davvero spettacolari da parte delle ragazze di Tani Frenzi Russo che, grazie ad una maiella ed una lombarda agguerrite, raggiungono un vantaggio meritato, chiudendo il set con 25-23. Si va così al tie break. Sono minuti di grande ansia, diversi gli errori degli avversari di cui approfittano le padrone di casa. È un vero e proprio testa a testa, ma l'ultimo punto, quello della vittoria finale, è del Volalto Caserta che vince così per 3-2. Una partita altalenante, sembrava che l'Akragas Volley potesse farcela e alla fine proprio per poco non ce l'ha fatta. Cos'è successo? Sì, alla fine la differenza hanno fatti 2-3 palloni alla fine, perché ci siamo portati sul 13 pari, magari lì ci voleva non più terminazione, ma un pizzico di fortuna in più, che io credo che loro in quel momento abbiano avuto. Noi abbiamo regalato sicuramente il primo set e quindi abbiamo iniziato la partita in salita, però tutto sommato le ragazze c'è da rimproverare poco, perché ci hanno messa tutta, e se errori sono stati fatti solo esclusivamente per la troppa tensione, il troppo accanimento verso, per cercare appunto questa vittoria in maniera proprio molto molto determinata. Si attende adesso la trasferta di sabato a Caserta per la gara 2. Quali saranno adesso le prossime mosse da studiare per il prossimo incontro? Venerdì si parte per Caserta, cercheremo di riportare la bella in casa.